Il giorno dopo l'incendio scoppiato nella Pineta, tra lido di Dante e lido di classe si contano i danni, dopo che il fuoco ha devastato ettari di Pineta. Questa mattina abbiamo visitato l'area distrutta dall'incendio, insieme a Giampiero Andreatta, il dirigente del Corpo Forestale dello Stato di Ravenna. Era una delle sezioni della riserva naturale di maggiore valenza ambientale ecologica, cioè vedremo anche nella poca parte rimasta non bruciata quella che era la composizione della pineta, la struttura, la componente arbustiva che faceva di questo sito un sito di eccellenza ambientale. Ovviamente l'incendio ha completamente distrutto tutta quella che è ogni forma di vita animale e vegetale della parte incendiata. L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri con una velocità notevole, si è propagato verso nord perché il vento spirava da sud a nord, trovando l'innesco in vegetazione che è secca, non piovendo da non so quante settimane, ho perso il conto sinceramente, e poi trovando il vento che lo alimentava è diventato dal piano basale arbustivo di chioma e praticamente ha distrutto completamente la pineta. Fermerei qui nel punto proprio, qui si vede, ecco, la devastazione. Da subito hanno operato un elicottero dei Vigili del Fuoco e un elicottero nostro, Corpo Forestale dello Stato, ma insufficiente a contenere la violenza dell'incendio. Il Canadair è stato determinante in quanto con una massa d'acqua più impattante è riuscito ovviamente a dare una notevole riduzione alle fiamme e a contenerle. Poi, dopodiché è proseguita l'attività a terra che si è protratta e ultimata. Stanotte alle 3.40 abbiamo spento gli ultimi focolai a terra che stavano ancora procedendo verso sud, e da quel momento l'incendio è sotto controllo. Però attualmente vedrete anche i mezzi che girano, sono mezzi nostri, autobotti leggere, mezzi dei volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, continua l'opera di bonifica e presidio, ovvero vigilare sul perimetro per evitare che attualmente nelle ore più calde, e se come già si vede inizia un po' ad esserci un po' di vento, la vegetazione è molto molto secca, possa esserci un nuovo punto di ripresa con le conseguenze facilmente immaginabili. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.